Santo mio, mi sono messa paura, che c'è? Sai cosa stavo pensando? Ma perché non dormivi? No, tenevo gli occhi chiusi perché non volevo né parlare né essere interrogato, ma stavo sveglio. In parole povere ti hai scocciato la mia conversazione. No, Guido, tu se vuoi andare d'accordo con me non devi stare appuntato con gli spigli. Qua Dio lo sa, la Madonna lo vede, quale sforzo si deve compiere dalla mattina alla sera per riuscire a sopportare l'idiozia e l'insulsaggine dell'umanità che ci circonda. Ma ci dobbiamo preoccupare della tua emotività, più o meno sensibile alla infrazione temeraria delle sacrosante leggi della convivenza. Oh, Gesù, e tu a me lo dici? Se c'è un tizio che ha delle convenienze sociali, luoghi comuni, l'ipocrisia, questo tizio sono proprio io, e mo te ne vieni tu e mi dai gratuitamente la qualifica di prima della classe. E tu ti sei offeso. Ma neanche persona, se hai trovato chi si offende. Ho detto così per dire. Anzi, quando tu hai chiuso gli occhi, pensando che ti eri addormentato, io ho appoggiato la testa sulla spalliera della poltrona, immergendomi in ipotesi e fantasticherie spirituali per mio conto, proprio per non darti molestie. A che stavi pensando? Pensavo alla faccia che farà mio padre stasera quando gli dirò che domani mattina parto per la Francia. Ma tu perché glielo devi dire? Scusa. Tu metti nell'aereo e vattene in grazia di Dio. Quando arrivi a Parigi lo lampeggi. La faccia che farà, se te la vuol far vedere, se la fa fotografare, te ne spedisci una copia in bianco e nero e un'altra a colori. Ma che uomo. Beh, scusami se te lo dico, sai, io certe cose non me le so tenere in corpo. È un essere brutale. Ma come ha fatto quella povera mamma tua a tenerselo vicino per tanti anni? Gli affari loro. Io non metterei mai piedi in questa casa per via sua. Che so, quando c'è lui mi sento a disagio. Se capisci. Un uomo che raramente ti guarda in faccia, che non ti rivolge mai la parola, e che quando lo fai hai l'impressione che ti voglia sfottere, ironizzare. E io poi, che sono di una natura così sensibile, figurati se mi lascio sfuggire sia pure una lieve sfumatura. Non ti posso offrire. E se ti potessi uccidere lo farebbe. È un bestione. Mostruoso. Ecco quello che è. Con te non va d'accordo. La moglie come se non esistesse. Tratta la figlia come se fosse un estraneo. È proprio un bestio. Ho detto bene prima, un bestio. E peggiora con gli anni. Una volta non era così. E ti giuro che in fondo ne provo un certo dispiacere. Un rimpianto, vuoi dire? No, è rimpianto di che cosa? Sai, certe volte si sente la nostalgia per quei pochi anni che cullarono la nostra infanzia. L'incoscienza di quell'età ti fa vedere tutto color di rosa. Ti fa prendere per moneta contante tutto quello che non è altro che un artificio mostruoso che maschera il desiderio egoistico dei tuoi genitori, specialmente da parte del padre, di voler imporre la propria volontà, tendenze, gusti. Al solo scopo di fare di te un doppione di se stesso. Oh, ho detto mi dispiace non per questa nostalgia che dici tu. Mi dispiace per lui. Perché vedi, non è che lui a un certo punto dice e vabbè, le cose sono andate così, io invece pensavo tutto il contrario, non ne parliamo più. No, lui ne ha fatto la tragedia della sua vita. Perché secondo lui io avrei dovuto continuare a scrivere articoletti e raccontini e andarmi a togliere il cappello a destra e a sinistra su tutte le redazioni dei settimanali per realizzare quelle 25 o 30 mila lire al mese. Che importa? Qua in casa non ti manca niente, mangiare e dormire ci penso io, quelle 25-30 mila lire al mese te le tieni in tasca per le sigarette, alla fine sei un ragazzo, io alla tua età, eccetera, eccetera. Statti zitto, Beppe Santo, fammi la cortesia, statti zitto, sapessi quello che ho appena fatto con mio padre. Perché la sua gioia sarebbe stata quella di farmi entrare alla radio raccomandata da lui e farmi prendere il posto come ce l'ha lui. Sai che è avvenire luminoso, non basta un fesso, in famiglia ce ne vogliono due. Non dico questo, fesso poi perché? A lui è piaciuto quel genere di vita e nessuno gli ha messo il bastone di traverso. Ma perché vuole imporre la stessa cosa agli altri? Questo signore non si accorge che la vita è cambiata. Che ti credi che si preoccupa di dare uno sguardo intorno per vedere con quali mezzi e per quali vie la gente di oggi riesce a sfondare e vincere? Individuo che non ti potevano bruzzare nemmeno in scarpa, oggi viaggiano in automobile e comandano i milioni. Con qualunque arma, buona o cattiva, disonesto o ricattatori e sfondano. E i milioni comandano. E in automobile marcia. Vittorio Sardelli come ha fatto? Che cervello! E l'hanno dovuto salvare. Proprio quelli che sono stati truffati da lui. L'hanno dovuto salvare, sennò finivano in galera tutti quanti. E guarda la posizione che tiene Vittorio Sardelli, va. Riverito e rispettato da tutti. L'accordo fra me e mio padre finì il giorno in cui io dissi, papà, io e te siamo due cervelli differenti. Ti ringrazio di avermi messo al mondo. E accontentati che ti dico ti ringrazio. Ma non mi devi scocciare più. Quello che farò nella vita dipenderà esclusivamente dalla mia volontà. Ma guai, ma rovino, io non devo dare conto a nessuno. E qui inciampichi il ciuccio. Perché vedi, Beppe, il giorno in cui tu diventi milionario senza aver chiesto consigli a nessuno, senza, diciamo, la collaborazione diretta del genitore, non sarà un giorno lieto per tuo padre. La tua vita, in rapporto a quella che è stata la sua, lo metterà in condizioni di inferiorità. In altri termini, un figlio che per merito proprio muove un passo più lungo del previsto non fa altro che mettere in evidenza l'incapacità del genitore. La vita è un dono. E a me quando mi regalano una cosa ne faccio quello che mi pare e piace. E poi il donatore non fu mio padre. Lui semmai funzionò da intermediario.
Ma quando è buono questo? È buono, eh? Ti fa da sé, fa per tre, è vero, Marì? Pane e pesce fritto, così me l'hai via mezzo. A proposito, ma che si mangia, eh? Io non so niente. La signora è uscita presto stamattina e ha detto che per il pranzo ci pensava lei. Ma voi sapete come succede? O si me dimentica, o si trattina al circolo a giocare. Allora ho pensato, è meglio che provvedo per me. Sei altruista? No, e scusate, uno qua non sa mai come si deve comportare. E poi la signora non ha lasciato nemmeno un soldo. Senza complimenti, se no, volete. No, grazie. Mangia, mangia tu, che devi lavorare. Povera figlia, s'ammazza di lavoro in questa casa, sai? E beh, signori, voi non ci crederete, ma io forse mi licenzerò perché in questa casa non faccio niente. Aspetta, aspetta, è la prima volta che sento di una cameriera che se ne vuole andare perché non lavora abbastanza. No, spieghiamoci bene, io non dico che a me mi piace di lavorare, ma in questa casa non si fa niente addirittura. E secondo me, papà vostra ha ragione, quante volte si è lamentato ai materassi e ha lasciato detto che bisognava chiamare il materassaggio. Stamattina sapete che ha fatto? Che ha fatto? Siccome la signora è uscita prima di lui, mi ha chiamato e mi ha detto: Maria, hanno chiamato il materassaio? Io ho risposto: signore, io non so niente, mi pare di no. Ah, va bene, ho capito, ha detto lui. E senza pensarci sopra, ha pigliato il forbice, zoc, zoc, con quattro forbiciate ha tagliato tutte le fodre. E poi ha detto: ma voglio vedere stavolta se i materassi si fanno o no. Che brutto. È diventato furioso, te l'ho detto. E il materassaio l'avete chiamato? Non c'era in bottega, ma ho lasciato l'imbasciato. In camera da letto ci stanno i due materassi tagliati per te. E quando torna la signora se ne va. Ma il campanello non suona. L'ha fulminata la signora stamattina, perché prima di uscire si è voluto stirare la gonna. Quando è innestata la spina del ferro, si sono bruciate le valvole della cucina elettrica e del campanello. Noi a caccia abbiamo il fornello a gas liquido, ma per una tazza di tè, una tazza di caffè. Mamma mangia sempre in trattoria, dove mi trovo? Rosario. E chi l'ha vista? Io non so nemmeno se stanotte ha dormito qui. Ma ieri sera non eravate insieme? Fino a mezzanotte quasi. La schiaffeggiai. Per la strada? No, eravamo a casa di Mirella. E ieri sera mi faceva più schifo del solito. C'era pure altra gente, ma non mi ricordo di nessuno. Difficilmente avverto la presenza degli altri. La conoscete quella dei due soldati negri che vanno dal farmacista? Ah sì! Te la raccontai sere fa. È stupenda! Prendi il farmacista che dice due negri banco. E dopo quella barzelletta che raccontò Mirella io schiaffeggiai Rosario. Questa scema non riusciva a capirlo, mi urtò talmente, me ne andai. E oggi ti sei pentito e sei venuto a cercarla? No, è che vorrei uscire un po' con lei. C'è una mostra di quadri alla tavolozza, espone un armeno mio amico. Mi piacerebbe vederli con lei. Lei più non scende? Ma io a dire la verità tengo un poco di appetito, vorrei aspettare mamma. E a Parigi ci vai? Parte domattina con l'aereo. Ah, l'hai spuntata. Caro Corrado, quando c'è Guidone di mezzo si possono avverare le cose più assurde. E poi pare che io ne interessai uno qualunque. Serenè, così lo chiamano in Francia, Achille Sereno. Nell'ambiente letterario e cinematografico a Parigi lo chiamano Serenè. Quando ricevette le tue foto che io gli mandai, e tu non volevi che le mandassi, ricordalo. Secondo me fece salti da cerbiatto, tanto della gioia. Sì, sì, fotografie indovinate. Pepe, ma tu scherzi? Ma tu sei riuscito a realizzare quante volte sei bello a torso nudo con quella pelle di leopardo stretta intorno al bacino? Se no i produttori francesi ti firmano il contratto che ti hanno firmato. Lo sai come l'ha definito Serenè? No. Un dio greco. Ma non esagerare. Sono parole sue, tenga la lettera a casa e quando la vuoi vedere. E ti vuole ospite suo. Quando arrivi a Parigi Serenè non ti molla, non spenderai una lira. E i soldi del contratto li porti sani sani in Italia. Speriamo. Fimmelo girano a colori. La tua parte è di un risalto a fare bubù. In poco tempo diventi stella, i rotocalchi di tutto il mondo faranno a gara per pubblicare le tue fotografie. Buongiorno. Qui, ciao Rosario, come stai? Ho portato un fiasco di Chianti e mezzo chilo di noci di Sorrento. Ah, e due pacchetti di sigarette. No, ti ho portato pure i fiammiferi. Ho fatto fesso papà. Stamattina quando mamma è uscita lui dormiva ancora. Allora sono entrata in camera sua e gli ho soffiato 2000 lire dal portafogli. E ringrazi Dio che non se ne è accorto, se no un altro paio di schiaffi li pigliavi da papà. Ah,
Io poi, senza rendermi conto di niente, lì per lì mezza stordita, perché Corrado ha la mano pesante, me ne venni a letto. Stavo pure mezza sbronza perché in casa di Mirella bevemmo qualche cosa e mi addormentai. Stamattina mi sono svegliata con i denti macchiati di sangue. Si vede che la parte interna della guancia urtò contro i denti. Infatti ci sta pure un taglietto insignificante, però c'è qua. Va a vedere? Ah, non si vede niente. L'hai disinfettata? Con un po' d'acqua ossigenata. È già finito. Rosaria, lo sai che la partenza di Beppe è decisa? Per quando? Domani mattina. Ho ricevuto il contratto, il biglietto dell'aereo e l'itinerario di partenza. L'anticipo di 500.000 lire me lo daranno al momento della partenza. E papà? Papà l'ha saputo? Glielo dico stasera. Farà la faccia gialla come un telegramma. Io glielo farei sapere da Parigi. Quello che ho detto io, Beppe, senti a me. Frogoleatenne. Sentite, io credo che non ci sia nessun dialetto capace come quello napoletano di poter esprimere qualunque sensazione e stato d'animo. Frocoleatenne. Come se il mondo si frantumasse in minutissime scaglie di mica. Come se un'enorme torta mille foglie sparpagliasse felice le sue squame profumate alla vaniglia sulla tela di Penelope. La parola ha in se stessa una miracolosa scala musicale, ricca di semitoni, di bemolli. Frocoleatenne. Lascia che il mondo caschi e non te ne dare per inteso. Iso pazzo pro dialetto nostro. Via. Maria? Manda. Abba pazienza, da una spazzolata a sta giacca. Ci sta il passamano delle scale che è sepolto dalla polvere, chi se pure un guardaporto fa il suo dovere. Ah, signora è tornata. Non ancora. No, e il materassaio l'avete chiamato. La signora non sapeva niente, non ci penserà. Io ne ho chiamato uno, ma ancora non è venuto. Però se viene non credo che per stasera rifai materasse. Vuol dire che dormiremo per terra. Dopo una giornata di lavoro, in piedi, davanti ad un microfono, a raccontare cose che non ti passano nemmeno per il cervello, è poco confortante. Ma questo passa il convento, guarda qua che schifezza, guarda. Mari, ti ho detto una spazzolata, con la mano, è peggio, ce l'hai tutta la polvere sopra. E ho capito, ma sapete che c'è? Che la spazzola non si trova da stamattina. No. No. La spazzola sta in camera mia. Ah. La mattina ci spazzoliamo, facciamo progressi. Dammi qua, dai. Poi è meglio che dormino poco soverchio la mattina. Se non pronunziate il nome, o perlomeno guardate in faccia la persona con la quale volete parlare, come facciamo a capire chi vi deve rispondere? Tu no. Tu non ti puoi sentire chiamato in causa, perché tu ti dormi la parte tua e quella che spetterebbe agli altri. Quando avrò completato il mio pensiero capirete con chi ce l'ho. Se tu dormi un poco soverchio, io non mi troverò in meno un paio di biglietti da 1000 nel portafoglio. Dico bene, figliarella mia. Dovevo uscire e mi potevano servire. Infatti sono riuscita a farmi rivolgere la parola da te. Hai fatto bene a dirmelo, così un'altra volta io mi accontento solo del danno finanziario. Signor Alberto, voi certe cose le dite senza sentirle profondamente, è vero? Voi state qua? È evidente, non mi avete visto quando siete entrati. No, non vi ho visto. Io ci vedo poco. Voi invece no, voi avete vista lunga. E che significa? Se ve lo dico finisce a sete in faccia fra tutte e quattro. La sedia. La sedia fa parte di quegli innumerevoli oggetti indispensabili di cui si ignorano i nomi degli inventori. La ruota. Lo spillo da balia. Le forbici. L'ago. La sedia. La sedia, secondo me, deve essere nata con la bestia umana.
La dovette scoprire l'uomo primitivo, quando per la stanchezza sentì il bisogno di piegarsi in tre, poggiando il popò su di una pietra. Beppe, io me ne vado, scendi con me? Sì, è meglio. Ciao Corrado, stammi bene, fammi ciao Rosariella. Ma qui, signor Alberto, non vi saluto. Siete state cattivo con me. Tu parti domani per la Francia. Chi te l'ha detto? Ti interessa? No. Siete stanco? No, no, no. Beh, e tu hai deciso? Ah, signor Alberto, ma voi siete uno strano tipo. Io credo che la vostra sia una specie di fissazione. Secondo voi, se un cristiano rifiuta un posto alla radio, non trova altri sbocchi nella vita? Ma non credere che alla RAI siano con le braccia aperte dicendo senite parvulos. È difficile entrare là. Ti ho offerto il posto che ha rifiutato mio figlio, siccome è ancora libero. Ma non fa per me, io penso ad altro. Ma tu pensi ad altro, vabbè, beh, per esempio. Come si può dire specificatamente qual è il pensiero migliore che più si presta a una realizzazione concreta e immediata tra le mille idee che ti vengono in mente durante il giorno? Vedremo come si mettono le cose. Ma quali cose? Le cose noi le spostiamo e noi le rimettiamo a posto. E non credere che le cose spostate si possano rimettere a posto così, miracolosamente per conto loro. Signor Alberto, io non credo che le cose spostate dagli altri le debba rimettere a posto proprio io. Ma da chi? Ma mi dici da chi sono state spostate queste benedette cose? Io che ne so. Te lo dico io, da noi, hai capito? E da che mondo è mondo? L'uomo sposta e l'uomo rimette a posto le cose. Tu mi dirai, ma allora l'uomo fa l'arte dei pazzi? Beh, io ti dico, meglio fare l'arte dei pazzi che l'arte di Michelasso, mangiare, bere e andare a spasso. Dimmi una cosa. Mia figlia ti piace, è vero? Sì. Le vuoi bene? Sì. La stimi? Sì. Io no. Io non stimo mia figlia. Va bene, questo è il solito discorso. Oh, questo è l'eterno discorso. Tu mi sei simpatico, ma non mi piaci. Perché sei uno scombinato, capisci? I figli miei, invece, mi sono simpatici perché sono figli miei, capito? Ma siccome sono scombinato come te, non mi piacciono. Non vi capisco. No. E allora io mi spiego meglio. Vedi, tu sposerai mia figlia, pur conoscendo fino in fondo la sua situazione. Ma non mi interessa, lo volete capire, sì o no? Corrado, tu sai con quanta amarezza io te ne parlo. Una figlia che ti costa quello che costa una figlia, la quale da un momento all'altro intraprende una vita per conto suo. Fuoco e fiamme in famiglia e previsione catastrofica da parte mia, perché non era difficile prevedere come sarebbe andata a finire. Incontra il mascalzone. Mascalzone poi perché ognuno al suo posto avrebbe fatto lo stesso. Ad ogni modo non se ne vergogna, capisci? No, se ne fa un vanto, come se avesse commesso un eroismo, lo dice a tutti quanti, lo ha detto pure a te. Ma non mi interessa, lo volete capire, sì o no? Quello che ha fatto Rosaria per il passato riguarda solamente lei. Tu non salvi nemmeno l'uno per mille delle donne. No, 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 vi sbagliate, io le voglio salvare nella piena totalità. Io la donna la metto su di un altro piano. Credete a me, la verginella 18 carati non esiste più. Ma fatemi il piacere, signor Alberto, noi viviamo ai tempi del cellophane, dei missili, della televisione, del cellophane, dell'atomica. Non possiamo andare in giro a cercare il candore e l'innocenza senza rischiare di fare un bagno di ridicolo. C'è stata un'evoluzione, un riscatto, una messa a punto. E non mi potete credere in malafede. Se non fossi convinto di quello che dico, non avrei scelto Rosaria per moglie. Già. Già. Però, scusa Corrà, tu sai che io ho rinunziato a lottare contro la volontà di mia figlia. Ne parlo così, tanto per parlare. Tu sei manisco, tu non perdi occasione per usare le mani e mi risulta che spesso Rosaria prende schiaffoni da te e quasi sempre per ragioni insignificanti. Ma allora mi dici dove va a finire il riscatto, la messa a punto, la bomba atomica? Ma allora non mi sono spiegato, quelli non sono schiaffi. No. Quelle sono prove di considerazione. Lo schiaffo significa io ti tratto da pari a pari, ti ritengo all'altezza mia. Per esempio, se io invece di Rosaria mi trovassi di fronte a una donna molto più robusta di me, mi guarderei bene dal toccarla e in tal caso sarei un vigliacco. Oppure, sempre considerando l'evoluzione, affronterei il tipo e probabilmente gli schiaffi li prenderei io. C'è il pro e il contro,
nell'evoluzione, nel riscatto ci sono pure gli schiaffi. Ad ogni modo tu sposerai mia figlia. Non appena avrò la minima sicurezza finanziaria. Perché la stimi. Ma questo è un altro discorso. No, 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 questo è il discorso, è proprio il punto nevralgico, rispondi. La stimi? Sì, signore. E la schiaffeggi? Ma che c'entra? E rifiuti il posto che io ti ho proposto alla radio? Sì, signore, lo rifiuto, è più forte di me. E scusatemi, signor Alberto, vi tolgo il disturbo. Rosaria, me la salutate voi? No. E allora non me la salutate. Stavi leggendo. Ma c'è speranza di mangiare qualche cosa in questa casa? E mo che torna la signora? Ah, mo che torna la signora, capito? Con pazienza, mettimi un poco di inchiostro in questa vigna, no? Va bene. Vabbè, buongiorno. Poi, Arturo Bello. Sei solo? Come vedi? È tua moglie, vuoi tu? Elena non è tornata ancora, i ragazzi sono usciti da poco. Ma avete già mangiato? No, 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 questo è uno spuntino che hanno fatto i ragazzi. Ah, che ecco, che bene, hanno combinato questo. Non importa, non importa. Io stanotte ho avuto una febbre da cavallo, sai? Uh-huh. Un attacco di influenza che mi ha aggredito violentemente. Con temperatura altissima, dolore nella giuntura e brividi di freddo. Tremavo come una foglia, freddo ancora. Quando Erminia, la padrona di casa mia, ha messo addosso coperta, paltò, borsa di acqua bollente. Niente, non sono riuscito a riscaldarmi, no, niente. Sì, stamattina, completamente sfebbrato. Ah. A bomba atomica. Sconvolto tutto, atmosfera, tutte cose, tutte cose. Già. Quando Erminia non mi voleva fare uscire, ma io mi sentivo bene, non pensate che faccio solo in casa, mo esco, faccio una bella passeggiata, piglio un po' d'aria. Ah, poi mi sono ricordato dell'invito a pranzo e sono venuto. Ah, sei stato invitato da chi? Oh, mamma mia. A tua moglie, ieri sera, in tua presenza, sì, prima di lasciarmi, parlando del fatto della mia solitudine, donna Elena disse, vuol dire che domani mi dà a mangiare con noi. Sì, sì. Beh, io veramente stavo distratto, non ho sentito, ma se Elena ti ha invitato vuol dire che provvederà a lei. Quello fra poco torna. Ma come, non ti ricordi? Io ti disse pure che un collega mio della banca commerciale mi aveva invitato per oggi a casa sua. Ma che io preferivo stare con i parenti, con mio fratello. Io veramente chissà che pensavo in quel momento, però non ho sentito proprio. Giusto, giusto, tu hai tante cose da pensare. Mi ringrazio solo che tengo un poco d'appetito, sa? Sarà la reazione alla febbre alta di stanotte, ma io tengo una fame normale. Fra due mesi, tieni fame, è meglio che vai a mangiare dal tuo collega della banca commerciale. No, aspetto donnello, sennò pare brutto. Vuoi aspettare? Aspetti da volontario però, perché senza responsabilità da parte mia. Che responsabilità, E poi sono le 3:15, a casa del mio collega, prima delle 3:15 non si mettono a tavola. Beh, vuol dire che se tua moglie non ha provveduto, ma pigli un tassì e vado al casa dal mio collega. E secondo me è meglio che fai chiamare il tassì, te lo tieni pronto giù. Era giù. Vabbè, vabbè, scusa, ma tu sai se io mi faccio i fatti miei e se mi piace di intervenire in faccende che non mi riguardano, Mo stiamo solo, bello, io e te. Vabbè, questa è una casa disordinata. Arturo, tu hai cercato di addolcire la cosa, che stia a casa dei pazzi. Oh, bravo, e se permetti il pazzo principale sei tu. Ma come un uomo come te, che guadagna quello che vuole, che è riuscito a farsi un nome stimato. Poi io dovunque arrivo sento parlare di te. Avete inteso Stigliano Alarati? Come no? E quello è mio fratello, dico io. Un uomo come te, che porta in casa quello che porta, non riesce a far valere la sua autorità. Sì, agi pazienza. Che dovrei fare? Mostrarti uomo, stringere i freni. I freni? Sì. Tu fa buon piacere. Faccio piacere. Ma perché tu credi veramente che solo la mia famiglia si trovi in queste condizioni? Qua chi più e chi meno, tutti quanti tirano a campare come meglio possono. Ci sta chi non lo deve assembrare, tira avanti, cerca di salvare il salvabile fino a quando ci riesce. E chi arriva con l'acqua alla gola, non ne può più, scoppia e poi lì è giù il giornale, la cronaca nera. Buon fatto. Ok, tu sei riuscito a stringere quel tale freno per tenere in piedi il matrimonio tuo. Ma che c'entra, il matrimonio mio fu di convenienza. Vabbè, io se non mi ammogliavo perdevo il posto. Era capitano della milizia,
Stavo al tesseramento, un posto di responsabilità, volevo fare carriera. Ah, prima scombinata, che mi capitai e me la sposai. Nel 35-36 non si scherzava con la legge fascista, eh? E poi la guerra, poi la caduta del fascismo. Che vuoi fare? L'umanità, giovani e vecchi compresi, capì che gli incrollabili e i potenti si reggono in piedi solamente fino a quando sono le 9 e tutto va bene. Allora che può fare? Nato con la sfiducia, non si crede più a niente. Artù, qua non ci stanno denaro che basta. Non c'è denaro che basta. Che se carità, qua si spende quello che si guadagna durante il mese, quello che si deve guadagnare il mese appresso e quello che probabilmente si guadagnerà durante l'anno. Hai capito? Proprio. Si ipoteca l'avvenire. Proprio. E allora ci troviamo di fronte a due specie di disordine, quello finanziario e quello morale. Sì, vabbè, tu puoi stringere il freno finanziario, certo. Beh, sono d'accordo con te, ma ti pare che il freno isolato di un povero padre di famiglia sia sufficiente a fermare il disordine morale che è dilagato in tutto il mondo e che è poi quello che ha determinato il disordine finanziario? È un circolo vizioso, capisci? Ecco perché io sto in finestra, voglio vedere dove arriviamo e aspetta, che già fa. Vabbè, quando un uomo ammogliato con figli coltiva apertamente una relazione con un'altra donna, non può avere voce in capitolo con i suoi. L'esempio, la prima cosa. L'esempio, sì. Secondo te, a chi dovrei dare il buon esempio? Ai figli? A chi, secondo te, io dovrei presentare settimanalmente il mio stato di buona condotta? Ai figli che non ci stanno mai. Dove stanno? Qua, in casa, non esistono. A mia moglie. A tu. Elena mangia in piedi, in cucina, hai capito? Pane, sale e olio, io ti voglio dire, pane e prosciutto, due uova in tegamini, tutta fretta e furia, e se ne scappa, perché c'ha una cerchia di amiche con le quali ha sempre qualche cosa da dire o da fare. Dura mia, sta casa è diventato un deserto, mi hanno lasciato solo come un eremita. Artù. Elena è a conoscenza della mia relazione, hai capito? E quando l'ha saputo non si è fatto passare manco per la capra, niente. E allora che può fare? Ognuno va avanti come meglio può e si aggiusta la vita come meglio la pare, capito? Hai ragione. Chiudene via. Chi è? Chi è? Scusa. Prego. Chi è? Sono il tappezziere, sono venuto per i materassi. Ah, beh, sì, ma non credo che finirete il lavoro per stasera. Ma io non sono potuto venire prima perché ho avuto da fare. Di che si tratta? E si tratta di rifare il materasso del letto matrimoniale. Per stasera? Per stasera, quello mia moglie non ci sta. Ad ogni modo potrete prendere accordo con la cameriera. Sì, eccola qua. No. Maria, c'è facile, bravo, ci stavo da pensare, portalo in camera da letto così sì. Potete... Sì, volete venire? Accomodatevi, accomodatevi. Sì, non è possibile. Accomodatevi. Ah, bene, male, bravo. Sì. Abbiamo completato la giornata. Sì, ho rotto la giardinetta. Sono stato in rosticceria. Buongiorno. Ah, buongiorno. Maria! No, stai in camera da letto con il tappezziere. Cioè. E a chi aspetti per mettere una tovaglia? Quattro piatti, mo' mi sento. Il tappezziere. E perché? Che vuoi fare? Quello invece di occuparsi dei materassi di casa sua si occupa dei materassi di casa d'altri. Ma quali materassi? Quelli di Alice, nel paese delle meraviglie. Che fate? Noi stanotte come facciamo per dormire? Si pigliano due materassi ai letti dei signori? Come di stasera non li posso portare, signor. Uffa. Ma che fate? Vi lasciate qua? Signore, più tardi avanti il facchino, 20 minuti, quando arrivi in bottega. Buona giornata. Buona giornata. Tu poi sei stato creato apposta e messo al mondo per complicare le cose. Elena, bisogna tirare le somme. Te l'ho detto tante volte, la casa come istituzione è diventata un ricordo. È la visione nostalgica di un racconto fiabesco. Bisogna fare sforzi incredibili per farla funzionare in qualche occasione eccezionale. Quando? E se ci riesci, non hai realizzato che la rievocazione di un fatto storico superato. La casa non esiste più, convinciti. Oramai siamo rimasti a te solamente. I figli fanno la loro vita. Prendiamoci questi quattro mobili che ti garantisci che non mi fido più nemmeno di vederli, sono diventati antipatici.
E troviamoci una camera in albergo, in pensione. Sì, già. Perché il personale di servizio è diventato la setta dei traditori. Quando non so comunista so offeso. Che stai? È un andon della cretina senza volontà e senza iniziativa. Ma è possibile che devo pensare a tutto io? Stamattina la cucina elettrica fulminata. E ho chiamato l'elettricista. State zitto! E io sono stato in rosticceria. Dalla sarta ci devo andare. Mi è permesso qualche volta di andarmi a lavare i capelli? O devo puzzare come una mendicante schifosa? Non sapevo mettere, una tovaglia. Quattro piatti non li sapevi preparare. Si è rotta la giardinetta. Sì, sì, ma niente di importante. Domani devi mandare la tua 1100 in carrozzeria. Niente, tu non vai a giardinetti, manda 1100 in carrozzeria, che ci vuoi? Si capisce, perché tu hai lasciato la distanza di pochi metri fra la tua macchina e un camioncino. Poi fa manovra, ginnè stata marcia indietro e si è fritto un fegato. Il farasirista e il parafango della 1100, il portabagagli della giardinetta. Quando una giornata comincia storta. Sei stato pure al circolo? Ma qua circo, io non vado al circolo su 2 mesi, i cambienti. Lascia stare, devi mangiare. Oh, Albe, per favore, fammi fumare. Oh, qua questo c'è rimasto. Quattro disgraziati delinquenti che quando si mettono a giocare sanno con precisione fino all'ultima lira che ti possono togliere dalla borsetta. Andava al circolo, allora. Sono stata a casa di Teresa Falanca. Mi ha telefonato per rimpiazzare un quarto perché a Gigina Forte mi sono venuti i dolori e l'hanno portato in clinica a partorire. Meno male, sennò partorivo intorno al tavolo da giochi in casa Falanca. E si capisce, quando tu le cose non le vuoi capire. Ma insomma io dovevo interrompere il giro. Eh sì, e così non mi chiamano più e finisce pure quel tanto di distrazione innocente che una signora maritata si può congedere. Gesù, Gesù. Che la signora Zoccoletta, la moglie del professore, questo diceva, che è stata puntuale proprio per non interrompere il giro. Uè, ed è venuto con tutto che il marito doveva partire oggi stesso per Milano per un congresso medico. Che la poverella era disperata perché aveva tante cose da fare, da comprare. Qua... Elena, Arturo è venuto per mangiare. A mangiare, s'arrangia. Ma come s'arrangia se tu l'hai invitato? Ma già, scusa Arturo, beh, tu vuoi. Ma questo non è mangiare. Ah, hai portato sì, qualcosa? Sì, ecco qua. Quello che mangiamo noi mangia pure lui. La plastica c'è sto vino. Oh, sì, il vino c'è sempre. Che hai comprato? Ho preso un bel pollo. Ah, bene, bene. Sì, 24 soffritti e un poco di patate fritte. E allora stiamo a posto. Il patate sì, piace. Sì. Il vino ci sta, no? Oh, ovino, ovino. Uva, E questo che cos'è? Stasera al congresso il professore Zoccoletto si mette un pollo in testa e le patate addosso. Beh, permettete, ma do un colpo di telefono al collega mio. Se non si sono messo a tavola, quello mi aspetta. Ma vedete che figura. Albea, figura. Ma che fate voi? Sto telefonando. No, che lo telefono è qua, si telefonava. Signore, lascia pure, vabbè. Scusa, tu. Per un'altra volta. Senta a me, andiamo a una trattoria, è pure una bella giornata. Che facciamo in casa, che ci facciamo? La trattoria? Uffa. Signore, ci sono tre signore che cercano di voi. E chi sono? Io ne conosco solamente uno, me la ricordo perché qualche volta è venuta qua, la signora Fucecchia. E tu hai detto che io sono in casa? Sì. Oh, abbiamo fatto come Maometto e la montagna. Accomodatevi. Tu vattene di là. Sì. Non credo che perderemo molto tempo. Elena, che vogliamo fare? Non potevate aspettare, vero? Quante volte ho aspettato io senza fiatare? 2 mesi. Figlia mia, che vogliamo fare? Il patto con la morte? Tu sei una vipera e da te non mi potevo aspettare altro. Senti, se la pigli su questo tono, allora ti dico che quando uno sta senza soldo non si siede a tavola da gioco. E allora la garanzia dove sta? Quello che hai perduto tu e che non hai pagato, lo potevo perdere io. Tu non vuoi perdere. E che vuoi insinuare? Tu tieni una fortuna che fa schifo. Ma il mio gioco è regolare. Ah, se ho fortuna sono affari miei. Eppure la maniera di trattare che ti imbestialisce. Abbi pazienza, scusa. Da 2 mesi sei sparita dal circolo e precisamente dalla sera che giocammo insieme e perdesti. Ma che razza di modo di agire? Quando facemmi i conti che tu dicesti domani mi manda la somma fino a casa. Somma che a mia volta devo dividere con la muscia e la mucilla perché con loro avevo perduto a mia volta. E le pregai di aspettare che tu mi pagassi. Perché devo pagare senza incassare la vincita? Quando facemmi i conti, ripeto, i soldi nella borsetta li tenevi. Mentre ti soffiavi il naso, lo vidi un pacchetto di biglietti da 1000 così. Dovevo pagare il mensile al padrone di casa, il telefono, la luce. Ah, allora tu quando vinci vuoi incassare e quando perdi te la squagli? Per me vuoi abitare il sole.
Ma se ti vedo seduta a un tavolo da gioco, me ne vado io. Ma tu l'hai fatto una volta, ma è finita. Uscite fuori di casa mia. Abbi pazienza, dammi una sigaretta. E tu? Tu hai il coraggio di parlare di truffa? E la tua che cos'è? L'accordo con il cameriere del circolo che quando vede che tu hai vinto e c'hai davanti un montone di fisci così, ti chiama al telefono e te la svigni per delle mezz'ore. Ma che? La tua non è truffa, no? E i miei soldi me li gioco come mi pare a te. Ma mi gioco soldi, sì, no? Ma guarda che ci doveva capitare con questa ladra. Che hai detto? A me va bene, ladra! No! Ladra! No! Vogliamo far rivoltare la strada, per carità. Per favore, non è il caso di arrivare a tante, c'è... Certe parole, scusate, dato l'argomento, dato il motivo, offendono più voi che mia moglie. Scusate, ma qua nessuno vi ha messo la mano in tasca. Signor Stigliani, voi siete un grande galantuomo. Siete la bontà e la signorilità fatta persona. Qui c'è la muscia e la mucillo che lo possono dire. Che cosa ho detto prima di venire qua? Ho detto che mi dispiaceva di dare un dolore al signor Stigliani, che certamente lui non ne sapeva niente e che sarebbe caduto dalle nuvole. Eh già, perché Elena ha sempre detto che voi eravate a conoscenza del debito e che promettevate di darle dei soldi, ma che rimandavate di giorno in giorno. E invece ci portava per i vicoli a tutte e tre. Ma che vicolo, non è scaso, gli sa come si è trovato pure lei, bisogna considerare... Vuol dire che io domani vi manderò i soldi fino a casa. E per ora vorrei parlare con mia moglie. E adesso mi dispiace se deve nascere un dissapore tra voi e vostra moglie. No, Elena, tu devi capire che il gioco è gioco, si incassa e si paga. Certo. Una volta si perde, un'altra volta si vince. Ti ricordi quella volta? E come? Non mi ricordo, anche lei ha perduto. Non è il caso oramai. Vi garantisco, domani vi mando i soldi fino a casa e quindi... Buongiorno, scusate. Buongiorno, andiamo. Prego. Deve perdonare. Ci dovete scusare, ma capite che dobbiamo passare due mesi. Due mesi. E quelli sono i nostri soldi, poi. Scusate. Per carità, ci dispiace. Buongiorno. Arrivederci. Prego. Di nuovo. Quanto hai perduto? Albert. Dimmi, quanto hai perduto? 950.000 lire. Sì. E io ero qui. Che significa? Che tu piangi? Che risolvi? 950.000 lire, ma che... Ma tu capisci che noi stiamo aprendo una fossa e ci stiamo scendendo dentro? Io non lo so. Già il limite massimo lo abbiamo raggiunto, qua si tratta solamente di accelerare la fine. Io non voglio fare predica, non, per carità, non me ne sento in dovere. Una coscienza ce l'hai perché non sei una cretina, ma allora mi vuoi dire qual è la forma mentale che ti suggerisce di agire come agisci? Insomma, ma sei una pazza o sei una criminale? Io soldi non ne tengo, io non ce l'ho, non ne tengo, e tu lo sai perché non ce l'ho, perché io i conti di casa io li pago e li ritrovo sempre in arretrati, li pago 4-5 volte, sempre in arretrati. Sono sempre i stessi. Perché tu o vai a sostituire un quarto in casa Falanga o te ne vai al circolo a giocare. Ma guarda, questa volta paghi tu quanto è certo. Con i mezzi tuoi. Maurizio, dimmi. L'hai perduta tu. La chiave del comò. Non la trovo. Come non la trovo? Carla, Maria, hai vista la chiave del comò? È questa? Dammi qua. Sì. Vattene in cucina. Cretina! Ma signorina! Vattene!
E i gioielli? I gioielli? Eh? Hai pignorato tutto? Ma che piangi? Ma che risolvi? Che, dimmi, avanti, dimmi, che risolvi piangi? Albert, non torturarmi. Io pure mi guardo intorno. Io pure cerco di vedere le cose sotto un altro aspetto. Ma i nervi cedono. Io non capisco. Non capisco. Non capisco. E presentati al mondo. Presentati al mondo chiudendoti dentro tutto il veleno, tutto il tossico che te ne viene da tutte le cose che hai creato con le tue stesse mani. Con sacrifici, con rinunzi, sperando di avere in cambio solamente gioie. La famiglia, la casa, i figli. Ma che mi hanno fatto credere a me? Ma che mi hanno fatto credere? Perché ho creduto? E perché ho insistito nel credere? Perché? Perché? Signora, ho preparato una tazza di tè per il signore, ce la porto. Ho fatto un tè caldo, pigliato. Signora? Correte dentro. Che? Il padrone. Beh? Sta là e non parla. Uè, madonna mia. Levate. Albe, ma che c'è? Che ti piglia? Vabbè, parla, per carità! Lei non telefona! Mi hanno staccato il telefono! Vieni qua! Sì. Scendi giù dalla signora Maglie e cerca nell'elenco il numero del dottore Mirabelli, Gaetano Mirabelli! Falla venire subito, ma risdille che è urgente, per carità! Va, Maria, va! La signorina Rosaria ha sentito il campanello e ha capito subito che eravate voi. C'è da aspettare molto. La signorina era già pronta. Ah, anzi, eccola qua. Ma si può sapere ieri sera che hai fatto? Che ho fatto? Ma che ti credi di avere a che fare con una serva? Perché? Ma come? Mi chiami al telefono, io corro e dico pronto? Sono io Corrado. Io dico, dimmi amore, e tu mi chiudi il telefono in faccia. Ah, niente affatto, ci fu un'interruzione telefonica. Ma che mi hai preso per scema? La comunicazione la staccasti tu. Infatti aspettai più di un'ora e non mi richiamasti più. Senti, Rosaria, io ti dico che è stato così. Se non ci credi, fai come vuoi. Ma perché mi tratti così? Tra di noi non ci dovrebbe essere ostilità. Ma adesso mi tratti così, figuriamoci dopo. Santo Dio, ma è possibile che non riesci a staccarti dalla comunità? Ti avevo chiamata al telefono per parlarti di una cosa importante. Papà si è deciso a mettermi in condizione di affrontare il matrimonio. E poi ho preferito parlartene a voce. E non mi potevi dire ne parliamo a voce domani? Ah, Rosaria, questo è il mio carattere. E se permetti il mio non lascia tanto a desiderare. Va bene, allora me ne vado. Aspetta, vieni qui. Ma perché mi tratti così? Oh, tu sembra che ci provi gusto a stuzzicare. Era successo il fatto del telefono, una ragione ci sarà stata. Adesso sono venuto e tu ti diverti a rinfacciarmelo. Ma non dire ti diverti. Devi capire che mi è dispiaciuto. Che ti ha detto tuo padre? Papà mi vuole dare la parte che mi spetta. Dice che così, potendo contare soltanto su quello e basta, troverò io stesso un avvenire. Bene, e non sei contento? Che begli occhi che hai. Ti piacciono? E la bocca? La bocca ti piace? E bacia. Dimmi amore, dimmi tesoro, come mi hai detto ieri sera al telefono. Ciao! Corrado! Corrado, ma che ti piglia? Guarda qua, guarda. Una macchia d'olio proprio sul davanti. Disgraziata. Ma che ti credi, che se lavano in mano dopo che hanno fatto colazione? Quello è stato certamente servizio nunziatino. L'ho visto io, ha mangiato pane e paparuoli nella tiella. E lei lo paga. Apra porta.
ancora, chi è? Signora Lena Restigliano? Sì. Sono il dottor Bugli, Vincenzo Bugli, corrispondente di parecchi giornali e redattore di Donna d'Oggi, settimanale diffusissimo in tutta la penisola e forse pure all'estero. E come lei sa... Veramente io non so niente. Capisco. Il nostro mestiere purtroppo è un po' difficile. Noi giornalisti talvolta siamo costretti a prendere la via scorciatoia per giungere il più presto possibile al punto nevralgico di una questione che ci interessi. Ah, ecco, il fotografo con me. Vieni, vieni. Lei permette, signora, vero? Prego. Grazie. Le dico subito di che si tratta. Da varie settimane sul mio giornale conduco un'inchiesta sull'attività della donna moderna, capacità di lavoro, scopi pratici e psicologici dell'industria, scelte e aspirazioni future. Le farò qualche domanda e scatteremo poche fotografie. Sì, ma veramente io non sono pratica. Ah, perderemo pochissimo tempo, signora. Sì, ma chi vi ha mandato qua? Ho chiesto al portiere informazioni sugli inquilini di tutto lo stabile. Ho trovato interessante la sua attività e mi sono presentato. Veramente il mio lavoro è abbastanza monotono e comune. Confezioni in serie, vestitine per bambine per conto di una ditta che mi fornisce stoffe e modelle. Non capisco a chi può interessare un lavoro del genere. Ma lo crede lei, signora? Ma per noi che vogliamo una donna progredita e che ci adoperiamo con mille mezzi a farle muovere passi sempre più decisivi verso l'indipendenza, qualunque manifestazione simile, presentata ed illustrata con una dettagliata documentazione fotografica, diventa un esempio, un punto di partenza. Ma centinaia di donne dicono, mo faccio come ha fatto quella del giornale. Sì, ma io mi trovo facendo questo mestiere per puro caso. Ma signora mia, quando il marito parlava non alzava una sedia da qua là. State zitto tu. Perché adesso non parla? Sì, ecco, in seguito a un dispiacere perdette la possibilità di parlare e fu una vera rovina. Figuratevi, mio marito parlava alla radio ed era quotato come speaker. Stigliano, l'avrete sentito nominare, no? E come no, uno dei migliori era. E così mi dovetti dare da fare e adesso grazie a Dio con quello che guadagno. Interessante, signora. Beh, se le mie risposte possono essere utili, domandate pure. Ma veramente, per le fotografie vi direi di no, ecco. Mi sembra una cosa curiosa. Ma perché? Ma gli artisti pagano fior di quattrini per vedere pubblicate le loro fotografie sulle prime pagine di un settimanale. Sì, e io mi diverto spesso a sfogliarla perché le compra mia figlia. Ah, una figlia, beh. È un maschio, sì. Adesso Beppe si trova a Parigi. Sta girando una pellicola a colore, nel regno dell'avorio. Un film di avventure, cacciatori, sparatorio, belve feroce. Non ne avete sentito parlare? Ah, sì, infatti mi pare. È una comproduzione italo-francese, sì, vero? Sì, francese. Ah, ma non sapevo che vostro figlio facesse del cinema. E come nacque? Come nacque in vostro figlio l'idea di fare l'attore cinematografico? Beh, è un bel ragazzo, un fisico magnifico. Un po' con la passione che di questi tempi piglia tutti quanti. Gli amici che lo spingevano, lo incoraggiavano. Mandò le fotografie a un produttore e fu accettato nel ruolo del protagonista. Un bel contratto. Adesso sta lavorando da più di 3 mesi. E durante questo periodo ha mandato fotografie del film? Fotografie sue nella parte che interpreta? Sì, sì, fotografie bellissime in tutte le pose. Me le vuole mostrare se non le disturba? Con piacere, ve le vado a prendere. Vale, grazie. Sarebbe pure interessante pubblicare qualche sua fotografia di quando non pensava affatto al cinema. Qualcuna da bambino, per esempio. Sì, ne tengo tante, vi do voglio, ma ve porto. Grazie, signora. E tu sei la cameriera? Sì. Sei carina. Non ti hanno scoperta? E io mi facevo scoprire, erano trovato tipi. Io sono una ragazzonessa. Ma che hai capito? Volevo dire, non ti hanno ancora proposto di fare il cinema. Oh, e chi ci pensa? Di, ti piacerebbe vedere pubblicata una tua fotografia sul giornale? E come no? E allora mi devi dire esattamente il modo di vivere di tutta questa famiglia. Da quanto tempo stai al servizio in questa casa? Da 3 anni. Molto bene, tu sei l'elemento che mi ci vuole. Voglio sapere tutto, il carattere di Alberto Stigliano, i suoi rapporti con la moglie, coi figli, il genere di vita della signorina Rosaria, del figlio e degli amici che frequentano. Ah, ma voi conoscete la signorina Rosaria? Non ti preoccupare, io conosco tutti. E soprattutto voglio informazioni sull'amico del signorino Beppe, Guidone. O Femmenello! Proprio Femmenello, ma non c'è tempo. Ti aspetto giù all'angolo della strada, fra poco, con una scusa qualsiasi. Tu scendi e parliamo. E la fotografia? Dopo. E se tu non vieni? E la mattina dopo il giornale. In prima pagina. Grazie. Molto bene, signora, materiale prezioso. Ecco, qua sono io e mio marito il giorno del matrimonio. C'è sta pure la buon'anima di mamma. E questo è Beppe a 9 anni. Guardate, si è fatto fotografare, vedete? Giocavano a guardia e ladro, lui e la sorellina. Ha legato la sorella con una corda puntandole contro la pistola, Un giocattolo, l'ha scattato mio marito. E questa? E questo è sempre mio figlio, qui teneva 11 anni, si fece fotografare da bandito mascherato, ma si vede che è lui, no? Armato di tutto punto, eh? Beh, sapete i bambini, e queste qua sono del film. Veramente un bel ragazzo.
Bene, allora prendo queste due e questa. E questa? Questa è una fotografia recente di Rosario. Posso prendere anche questa? È piena da me. Mi piace per l'originalità di come è vestita, per l'atteggiamento spigliato, moderno. Mia figlia è fin troppo moderna. Buonasera. È un giornalista. Dottor Bugli. Ha voluto qualche fotografia di Beppe e qualcuna nostra. Vuol fare un articolo su tutta la famiglia. Eh già, c'è l'attore cinematografico adesso. Mio cognato, Arturo Stigliano. Siete lo zio di Beppe Stigliano, bravo. A servirvi, si è avutato organista. Come? E come? Il cesto si è capovolto. Il mondo è una caccavella di fagioli. Lo sapete come fanno i fagioli nella pila quando bollono, sì? Quelli di sotto vanno a finire sopra e quelli di sopra vanno a finire sotto. La stampa non mi conosce perché sono Arturo Stigliano, combattente dell'altra guerra, ardito nel battaglione d'assalto, i fulminanti, ferito in battaglia alla gamba sinistra e promosso sergente sul campo per merito di guerra. No, ma perché sono lo zio di Beppe Stigliano, attore cinematografico in voga, pagato con fiori di quattrini e colpi di obiettivi che ne dimostrano le simbianze in tutto il mondo. In altri termini, mio nipote è il fagiolo di sopra e il suo fagiolo di sotto, che volete farci? Parlate con amarezza, eh? Amarezza, eh? Voi siete giornalista, eh? Vorrei parlare come dico io, avreste che raccontare al pubblico. E parlate, se posso esservi utile. No, 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 preferisco di no. Sentite a me, voi siete venuti qua per altri motivi. Parlate della famiglia dell'attore. L'oscura vita di un modesto combattente non interessa a nessuno. Vivo solo, in una stanzetta ammobiliata al quinto piano di un palazzo al vicolo giardinetto. Strappo la vita con quel poco di pensione e con un modesto stipendio che piglio alla banca commerciale dove presto servizio in qualità di usciere. Scrivete, usciere. Mi preparo da mangiare sopra una macchinetta a spirito e mi lavo le camicie io stesso. Sottolineatelo questo, vero? Vengo qua a trovare i miei parenti quando mi convinco che la mia presenza è necessaria. E infatti, ora che mio fratello, per dispiacere di famiglia, ha perduto la favella, io vengo qua, l'accompagno dal medico per la strada a prendere un po' d'aria. Dopo la guerra 15-18 indossai la camicia nera. Militai nelle file fasciste con tutta la fermezza del mio carattere, servendo la causa con fede incrollabile. Nel 35 mi ammogliai per seguire ciecamente i dettami del regime e mi divisi legalmente dopo il 25 luglio, eh già, perché mia moglie si permise di dire finalmente è finita, finalmente l'uomo ha messo sti valori. Ho gusti semplici nel mangiare, sì, ogni tanto mi faccio 300 grammi di spaghetti aglio e olio, non solo perché mi piacciono, ma soprattutto perché posso cucinarli facilmente. Non mangio mai carne, pesce tanto meno, sono vegetariano, insalata. Sentite, vi pregherei di non pubblicare queste fotografie, ma amerei di averne una copia di ogni posa. Buonasera. Grazie. È simpatico, eh? Bisogna compatirlo, sapete, ognuno ha la sua idea. Capisco. Bene, signora, io la ringrazio molto e arrivederla. Carità, arrivederla. Sentite, qualche fotografia mia mentre lavoro, che so, vicino alla macchina da cucina. No, non è necessario, ho già parecchio materiale, un'altra volta, eh? Arrivederci e grazie di nuovo dell'accoglienza. Niente. Andiamo. Arrivederci. Buonasera. Di nuovo buonasera. Ah. Signora, mangi, che? Mi date il permesso di scendere per 10 minuti? Voglio arrivare fino alla merceria a comprare una matassa e lana celeste. Mi serve per finire un golf. Mario, volevo fare una decina per la spesa di domani. A proposito, che le oggi le fate? Sì, signora. Ah. Ecco. Va bene, fa. Mari, 1500 lire. No, 1460. Vabbè, Mari, sta accorto per questi 40 lire. Ma signora, c'è sta una bottiglia d'olio, sta buono per lavare. Mari, ma non si può ne spendere 1500 lire. Oggi come mangiare ci siamo limitati. Non si può andare avanti così. E ci stanno chili carne a brodo.
E 3/4 bastavano. 300 grammi di riso. E visto ne restate un piatto, perché 200 grammi bastavano per tutte e tre. Maria, ma facciamo una cosa, la mattina quello che si deve cucinare si pesa prima. Ah, qua non possiamo buttare la grazia di Dio. Per guadagnare una riso butto per lei. Avete ragione, allora posso scendere? Sì, 10 minuti solamente, Maria, fa presto. Vabbè, la nota per domani la facciamo quando torno. Va bene. Grazie, non dubitate. Allora, senta, ci preparate una bella tazza di brodo, eh? Ci metto un uovo fresco dentro e dopo ti mangio un pezzo di bollito. E più tardi mi aiuta a fare i conti. Domani devo riscuotere la manifattura di 24 vestitini. Senti, sei stato dal medico. E che ti ha detto? Ti ha dato buone speranze? Non per niente, sa. Adesso il mio lavoro va abbastanza bene, non ci manca il pane. Ma sa, per scambiare 4 chiacchiere, ecco, per avere un tuo parere su questo o su quell'argomento. E poi, ti aggiorisco una cosa. Io ho usato il maricordo. Guarda, sarà un fenomeno strano, ma io ho l'impressione che quando tu parlavi io non sentivo niente. E senti, ma non puoi dire nemmeno sì e no. Perché non provo? Provo. Non puoi. Tu la vai in mano. Va, va, va. Io ti aspetto. Intanto metto il brodo a tavola. Mamma. Uì, beh, per quando sei arrivato? Chiudete bene la porta. Ma se lo sapevi che sta? Ma come così, senza un telegramma, senza un preavviso? Ma che è successo? Niente, mamma. Come niente? Tu hai una faccia bianca come una carta. Ma che è stato? Il film è finito? Sì. Sì, e che? Sei arrivata così, senza valigia? L'ho lasciata alla dogana perché non volevo perdere tempo. Tu stai stanca. Ti prepara una tazza e brodo. Come sta, papà? Papà, sta sempre lo stesso, io non parlo. Ma io non capisco, tu arriva così senza avvertire niente. Ma che stai con cose pazze? Albe, è arrivato Beppe da Parigi. Sì, ma è andato tutto bene? Il film è finito completamente? No. No? Allora devi ripartire un'altra volta? Forse sì. Giuseppe, come forse sì? Scusa, ma se non è finito devi ripartire. Eh? Ah, ho capito, forse lo finiscono qua. Questa deve essere Maria, aspetta. È arrivato? Sì, sì, è arrivato. Dove sta? Sta qua, sta qua. Ah, sei fuggito. Guarda che la radio ha trasmesso il tuo nome 10 minuti fa. La prima cosa, verranno a cercarti qui, è meglio che te ne vai. Ma che è successo? Ma come, non sapete niente? Che cosa? Corra, scendiamo, parliamo fuori. Ma perché, scusa, è meglio parlare chiaro. Questo caso va considerato senza perdita di tempo. Si chiama un avvocato, si chiede un consiglio, come ti devi regolare, se ti devi costituire. Ma se lo sapete che è stato? Io non ne so niente. E perché sei fuggito? Secondo me hai peggiorato la situazione. Io dormivo in casa sua, capisci? Abitavo nello stesso appartamento, al piano di sopra. Quando ieri mattina alle 5:30 scesi come al solito per fare colazione e correre allo stabilimento, lo trovai steso a terra in un lago di sangue, scannato come un capretto. In un mondo come Parigi, sconosciuto per me, io non ho capito più niente. Non sono arrivato alla stazione senza sapere nemmeno come. Io ho preso il primo treno. Oh, Madonna mia! Ma non mi fatto! Le mie mani sono pulite! Ma non sospetti di nessuno, qualche indizio! Non lo vedevo mai. Lui faceva la sua vita, io la mia. Ci incontravamo qualche rara volta a colazione la mattina. Ma abitavi in casa sua? Il lavoro cinematografico è duro. Non ti lascia il tempo nemmeno di respirare. Io ero impegnato giorno e notte negli stabilimenti. Beppe, tu devi parlare chiaro. Qua non possiamo prenderci in giro. Fu proprio questo Serenè che per interessamento di Guidone ti fece avere il contratto. E che vuoi dire? Ah, Beppe, come si fa a dirlo? Certe cose si sottintendono. Io non avevo il dovere di conoscere le idee particolari di Serenè. E poi con me si è comportato da perfetto gentiluomo. Però l'equivoco correva. E se avessi osato, sia pure con una semplice allusione, ti giuro che io... Che lo avresti ucciso. Sì. E infatti il delitto è stato commesso. Pronto? Commissariato di pubblica sicurezza. Sì. Mandate 2 agenti in casa Stigliano. Sì. Rettifilo 174. E beh... Si tratta di fermare un giovane sospettato di assassino.
Casa Stigliano, rettifilo 174, sì. Albre, ma... Papà. Se sei innocente, che paura hai? Ma come... Parlo, Come vedi, parlo. E voglio parlare assai, voglio parlare assai. Voglio dire tutto quello che non ho detto per tanti anni e che forse per non averlo detto ci troviamo in questa situazione. Già, che fa che ci troviamo in questa situazione? Che ci sentiamo forse legati l'uno all'altro, noi? Esiste forse fra di noi un vincolo che ci accomuna nella buona e nella cattiva sorte? Corrado, tu se vuoi andare, puoi andare. Mi dispiace di lasciarvi in questo momento. E a me fa piacere se mi lasci solo con i miei. Arrivederci. Ah. Telefonami più tardi. O mi telefoni tu per darmi notizie. Se hai bisogno di me, sai dove trovarmi. Ciao. Ciao. Eccoci qua. Ah. Marito, moglie e due figli. Un marito, una moglie, un figlio ed una figlia. Hai capito? Sei rimasto con le mani dentro. Ti sei reso conto che quando in una famiglia ci sta uno che precipita, si trascina appresso tutti quanti gli altri. Qua tutto è chiaro. Io e te siamo stati sempre in lotta perché tu non hai voluto la stessa cosa che volevi. Non la volevi. La seconda gravidanza l'hai accettata con il sangue agli occhi e per forza, perché un secondo figlio limitava sempre più le tue possibilità di essere libero e poter vivere la vita che volevi vivere. Perché? Quale vita strana volevo vivere io? Io adesso non so quali erano le cose che dovevi fare o che non dovevi fare, però io non sono un pazzo, non sono pazzo. E se mi sono disamorato, distaccato da questa famiglia, una ragione ci sarà stata, capisci? Ho lottato fin quanto ho potuto per farti capire che i figli significano sacrifici, rinunzio. Ma poi, che ci fa? Poi ho mollato. Albe, parla chiaro. I figli sono presenti, io non ti posso permettere delle semplici allusioni. Ma allora secondo te la colpa di tutto quello che è successo è mia? Questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Qua se vogliamo stabilire di chi è la colpa, rischiamo di discutere per secoli. E forse non verremo a capo di niente. Capisci? Gli errori sono stati assai. Ognuno di noi ha la sua parte di colpa. E ognuno di noi forse ha sbagliato credendo di indovinare. Uno degli errori principali è quello di credere fermamente che i milioni si possono fare come fossero fagioli. Ma dove sta tutta questa gente che fa i milioni? Fatemi capire, dove sta questa gente che fa i milioni? Dove sta questa gente che quando si è fatti i milioni poi se li può godere in santa pace e dorme la notte? Dove sta? Quando poi questa gente che si è fatti i milioni muore di crepacuore o si ammazza, si spara, che fa? Viene da noi, dice, sapete, io mi sono sparato per questa e questa ragione. Io non volevo arricchirmi illecitamente. No. Ho scelto una via come potevo scegliere un'altra. Volevo sganciarmi da te per non esserti di peso. Mi sono trovato implicato in un fatto di sangue che non mi riguarda. Ma questo non significa che l'uomo debba rinunziare all'indipendenza personale. Ognuno è padrone della sua vita. Non è vero affatto, non è niente affatto. Non è vero. Questo lo diciamo quando ci fa comodo. Perché se ammettiamo per un attimo... È vero che per vivere nel consorzio umano dobbiamo ubbidire a un autocontrollo delle proprie azioni, noi già ammettiamo che l'indipendenza personale ha dei limiti precisi. Significa, non siamo liberi, non è vero che quando mai non siamo liberi, non possiamo essere liberi, siamo ammagliati, agganciati tutti quanti come una catena. Siamo liberi, quando mai? Una maglia si allenta e tutte le altre cadono appresso, precipitano, si capisce? Come vedi, di chi è la colpa? È un discorso lungo, però la lotta fra me e te c'è stata e i figli l'hanno avvertita.
E come avrei potuto lottare ancora? Come avrei potuto? Tu come fai a comandare in una casa, in una famiglia, quando chi deve eseguire i tuoi ordini non è d'accordo con te? Quando tua moglie e i tuoi figli, invece di collaborare, di eseguire gli ordini che tu dai, ti dichiarano guerra. Una guerra fredda, combattuta con l'arma dell'ironia, della freddezza, dell'indifferenza, del boicottaggio. Come fai? Come puoi fare a comandare? Una guerra combattuta continuamente. Allora tu cominci a dubitare di te stesso, cominci a dire: ma io mi fossi rimbambito, ma allora fosse colpa mia. E da lì so io che non capisco. E comincia un esame di coscienza. Dice: vabbè, l'epoca è cambiata, il progresso, l'evoluzione, i giovani capiscono per conto loro. Forse io vedo male le cose, i giovani vedono meglio di me. Se è mio figlio, ha delle possibilità che, non so, che possono fargli muovere un passo più lungo del mio, che possono fargli raggiungere una quota che si distanzia da quella che, disgraziatamente, che io ho potuto raggiungere. Io perché glielo devo proibire? E l'hai raggiunta la quota. A Parigi ci sei stato, non perché l'hai voluto tu, no, ma perché così aveva deciso il tuo amico Guidone. Quante volte ha predicato che quell'infelice in questa casa non ci doveva mettere i piedi. Invece niente, Guidone a tutto pasto, e tu per la prima hai permesso che quell'individuo frequentasse i tuoi figli. Ma da un uomo che appartiene a una categoria di gente che non ha nulla da perdere e che una famiglia non se la potrà mai creare, che cosa ti vuoi aspettare di buono? Una setta diabolica che funziona da un capo all'altro del mondo, ramificando e mettendo radici dappertutto, e si impongono in tutti i modi, con ogni mezzo, persino con l'arte, si impongono, e col gusto raffinato. Guarda, carità, mettono su un negozio, e tutti quanti al negozio dei raffinati. Sapete, là c'è il sarto raffinato. E a tutti quanti al negozio della fase, cioè, quello fa i vestiti al raffinato. Non sapete, lì è uscito il romanzo del raffinato. Tutti quanti a comprare il romanzo, a leggere il romanzo dei raffinati. Là c'è il parrucchiere raffinato. Guarda com'è raffinato tua figlia, guardala. Non sembra più nemmeno una donna. Si può confondere con un uomo. Vai. Signora, non mi dicete niente. Quando sono scesa per andare alla merceria ho incontrato quel giornalista che è venuto a casa stasera e per forza mi ha voluto fare la fotografia. Mi ha promesso che mi mette un coppo giornale o cinematografo e me ne regala due copie. Mi ha dato l'indirizzo su di mano e mi va a pigliare. Perciò è venuto. Perciò ho voluto le fotografie quando ero piccinino. Domani i giornali illustrati saranno pieni delle nostre fotografie. Vieni qua, ti ha fatto qualche domanda? Sì, signor. E che ti ha domandato? Ha voluto sapere notizie del signorino Guidone, l'amico suo. Ah, e tu ce l'hai data? Che ha già fatto malamente. Ah, e poi, che altro ti ha domandato? E poi ha voluto sapere notizie della signorina Rosaria. Sei informato su tutto, hai capito? Tu non hai avuto vergogna di parlare di questa famiglia. Non avrai vergogna domani di vedere pubblicate le tue fotografie vicino alle nostre. Ma vuoi parlare? E parlo, sì. Stai zitto, va a battermi in cucina. Domani il divo con tutta la sua famiglia avrà il suo quarto d'ora di celebrità. E questo Guidone l'aveva previsto. Ma ti sembra il momento questo? Stai zitto, fammi piacere. Eccolo, ecco, questa è la tua frase abituale che ti serve a chiudermi la bocca quando capisci che io sto per dire delle verità. Ecco, tu e questi due siete riusciti a farmi vergognare di intervenire quando io vedo che le cose non camminano per il suo verso. Sì, allora uno me ne cade dentro più fuoco, invece di fare qualche cosa per impedirlo, aspetti che succeda in tutta casa. No, questo è successo pure in seguito al tuo atteggiamento. Invece di mostrarti assente di fronte a tutto quello che succedeva in casa, avresti potuto far valere prima la tua autorità con qualunque mezzo. Ma già come avresti potuto dividerti in due? È meglio che non mi fai parlare. No, parla, che vuoi dire parla? Parla,
E i figli sanno tutto, lo sanno che io vivo con un'altra donna, parlo. E non ti vergogno? No, io non mi vergogno di ammetterlo, niente, sei tu che te ne vergogni. Tanto è vero che dici non ne parliamo, è naturale. La mia deviazione ti faceva comodo, perché sì, perché tu così scaricavi la tua coscienza. E quando sei venuto a sapere, quando l'hai saputo, non hai mosso un dito per riportarmi a casa. Nemmeno gelosia hai sentito. È meglio che non ti rispondo. Non ti convince. Egoista questo sei, sì, perché soltanto adesso hai sentito il bisogno di mostrare la forza del tuo carattere. Telefonando in questura, telefonando. Questa poi, guarda, questa è la cattiveria più grossa che mi potevi dire. E io me l'aspettavo. Io ho telefonato in questura, sì. Perché se lui non si costituisce peggiora sempre più la sua situazione, lo capisci, sì? No. Ma nemmeno adesso mi sono regolato bene, nemmeno adesso dovevo parlare. Tutti e tre, vedete, mi avete messo in condizione di rinunciare a qualsiasi diritto e di sentirmi libero da qualsiasi dovere. Quando mi avete creduto muto tutti quanti, non mi è parso vero, ho fatto correre l'equivoco, mi sono sentito nella pace degli angeli, perché ho pensato io qua mo se ripiglio il mio lavoro, se io parlo, ma figuriamoci. Immediatamente finisce questo piccolo commercio, si tolgono le macchine di mezzo e la mia casa riprecipita nella stessa situazione di prima. Sì, e nemmeno la sua partenza per Parigi ha potuto deciderti a farti aprire la bocca. Ma perché non lo sapevi pure tu che Guidone aveva fatto avere il contratto a tuo figlio? Come no? Se capisci che lo sa, ma come no? E come glielo avrei potuto proibire? Come potevo proibirglielo se l'avevano deciso? Lui l'aveva deciso. Lo sapevi. Come? Con quale mezzo? Con quale autorità? Ma un padre di oggi di fronte alla strafottenza dei figli, ma o parlo o è muto, è precisamente la stessa cosa. Questo è il momento di parlare, questo è il momento. Voglio parlare. Voglio parlare perché può darsi che sono ancora in tempo. Adesso voglio parlare. È il momento, questo è il momento. Non ho paura di sembrare uno che voglia infierire su uno già caduto in disgrazia. Le mie parole devono avere per lui il valore che hanno, soprattutto perché vengono da me che sono il padre. Se è stato lui a commettere il reato, le mie parole, se gli è rimasto tanto di sentimento, lo faranno soffrire di più. È peggio per lui. Se è innocente, come penso, e spero che sia, lo faranno lo metteranno in condizione per l'avvenire di vivere meglio, gli serviranno per l'avvenire. Per te no, per te non ci sono argomenti da smaltire. Lui dopo una quindicina d'anni di galera magari si può pure rifare una vita, tu no. E se te ne vai mi fai piacere. Quando sposai tua madre, lei sta qua, te lo può dire, ne parlavamo sempre da fidanzati, io ne parlavo sempre, lei meno, lei molto meno. Volevo dei figli. Infatti venisti tu, il maschio, mi sentii un dio. E pensai immediatamente, non muori più. Dissi, no, è finita, non posso morire più. Non mi occupavo più di tante cose, non mi occupavo più di tutte quelle cose che fino a quel momento mi sembravano indispensabili. Non me ne occupavo, non me ne importava. Dicevo, tengono figli, che mi importa, non muori più.
camminavo solo per la strada, mi ricordo. Non vedevo niente, dicevo, gli tengono figlio, ha già avuto un figlio, non muore più. Mi sentivo felice, perché pensavo che finalmente potevo riversare su me stesso, perché un figlio è parte di te stesso, tutto il bene, tutto l'amore che i miei genitori avevano riversato su di me, evidentemente con lo stesso concetto. Faticavo una forza ed una capacità di resistenza che facevano meraviglia a me stessi. Dicevo, ma come riesco ad avere tutte queste energie? Diceva, io tengo un figlio, non muori più. Poi venne il periodo delle malattie. Sciocchezze, si capisce, malattie che tutti i ragazzini, i bambini devono avere, ma in quei momenti io, tornando a casa, avevo sempre l'impressione di non trovarti più. E sai quali erano i pensieri che in quel momento mi torturavano? E quello che maggiormente mi dava incubo era quello di pensare che se tu morivi, la colpa sarebbe stata mia. Non perché io ti avessi fatto mancare, non so, uno specialista, le cure necessarie, no. Ma perché dicevo, l'ho messo io al mondo. La colpa è mia. Allora tu capisci che di fronte a questa verità, un padre se la sente la responsabilità di fronte a un figlio, per come deve crescere, per come deve affrontare la vita, per l'avvenire che deve avere, per la strada che deve intraprendere. Che Dio mi fulmini. Se per un momento solo io abbia pensato di farti avere a te lo stesso avvenire del mio, di fare qualche cosa per farti avere lo stesso avvenire mio, avvenire mio, per carità. Perché questo tu lo devi sapere. Io nemmeno sono contento del mio avvenire. Io pure da ragazzo avevo delle aspirazioni superiori alle mie capacità. Io scrivevo poesie. Ma poi uno si piega, uno capisce che a certe altezze non ci può arrivare, e che significa? Se ci arrivavi tu, che ne potevo avere invidia, che forse potevo fare qualche cosa per evitarlo. Perciò quando venisti al mondo io dissi, non muori più, dove non sono arrivato io può arrivare mio figlio, questo era il concetto. Poi venne la seconda, la femmina, bravo, siete stato fortunato, matrimonio felice, bene, il maschio e la femmina, coppia perfetta, bene. Prima il maschio, poi la femmina, tutto a posto, tutto. La femmina poi starà sempre col padre, quello. Battesimo, mi ricordo, la festa, tutti quanti, che bella cosa, che fortuna che avete avuto. Ma io già mi ero disamorato, già mi ero distaccato, già non, l'entusiasmo non era più quello di prima, già non intervenivo più quando vedevo le cose che non andavano bene, perché io già da un pezzo sentivo mia moglie che diceva, Alberti, sembra il momento. E questo è il momento, voglio parlare, voglio dire tutte le cose più vecchie, le cose più antiche. L'arte è data e mezza imparata. Chi va per questi mari, questi pesci pigli, chi te ne fa uno, te ne fa mille. Chi pratica con lo zoppo impara a zoppicare. E non ridete. Basta dicendo tutte queste cose antiche, vecchie, non lo pigliate in giro, non ridete. Un passo l'abbiamo fatto, come vedete. Io vi dico tutte queste cose vecchie e non me ne vergogno.
voi me le sentite dire e non ridete. Questo sapete che significa? Significa che voi avete tentato di farmi diventare una cosa inutile, ma non ci siete riusciti. E io ho creduto di trovarmi di fronte a gente che vedeva con un occhio più aggiornato del mio, e non era vero. Questo è importante. È quasi un miracolo. Dove sta? Dove sta? Eccolo il nostro grande Beppe Stigliano, eh? E allora, com'è andata a Parigi, eh? La fotografia che faremo adesso me la strapperanno di mano. È fotografato con il padre vicino. Beppe Stigliano con il padre modello. Modello, naturalmente, fra virgolette. Ecco. E il gruppo di famiglia. Gruppo di famiglia pure ci vuole. Fotografate. Qua, vieni. Questa è mia figlia, eccola qua. Vieni, mia moglie, vieni. Il gruppo, la famiglia esemplare, festeggia il ritorno del Dio. Esemplare, fra virgolette. La signora piange. No, di gioia, la signora piange di gioia. E poi a voi che ve ne importa che la signora piange? L'importante è scattare la fotografia. E il gruppo del portiere con gli inquilini, questo pure è interessante. Questo è interessantissimo. Fotografateli e intervistateli soprattutto. Vi diranno tutto quello che avevano in animo di dirci da tanto tempo che non avevano mai osato farlo. In questa occasione lo faranno, vi diranno tutto. Pubblicate tutto fa brodo, il processo si compie e il giornale si vende. È giusto, è fotografato. Sì. È qui caso Stigliano? Sì. Li vuoi fare entrare qua? No! 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 Io non ci posso pensare. E va bene, donna Carmela, basta, avete pianto tutta la giornata. Come mo piangi un'altra volta, ma come devo fare con te? Vattene, ti dovevi imporre. Ma imporre di che cosa? Ma ti rendi conto che Corrado tiene 23 anni? E poi quando un figlio dichiara apertamente non vi voglio al matrimonio, che facevo? Dovevo gettarmi ai piedi di mio figlio e chiedergli pietà e misericordia, ma un poco di dignità, santo Dio. Ma l'ha detto così per dire, non è possibile che Corrado rifiutava la presenza di suo padre e di sua madre nel giorno del suo matrimonio. Si è trovato dicendo e ha voluto sostenere il punto, la sua natura. Quando dice una cosa, pure se si accorge che è sbagliata, la deve sostenere. Vedi, vieni a quello che dico io, chi lo pare che fate madre a tutti? Non vi voglio al matrimonio, vogliamo entrare in chiesa, io e Rosaria solamente. Se Rosaria vuole la presenza dei suoi genitori, io non mi posso opporre, faccio quello che credo. Queste sono state le parole scritte nell'ultima lettera che mi mandò a Benevento pochi giorni fa. Su cui combattere con quella testa gloriosa. E siamo venuti come due ladri nascosti in casa dei genitori della sposa. Vabbè, don Alberto neanche ci è andato. Io non mi sono sentito bene, veramente. No, io in verità mi sono presentato in chiesa e ho assistito a tutta la funzione. Con tutto che mi hanno fatto capire che la mia presenza non ero tanto desiderata. E specialmente da parte di vostro figlio. No, io mi sono nascosto dietro a un confessionale, ho visto tutto. Don Alberto mio, che cosa avrei dovuto fare ancora per mio figlio? Non lo so io stesso. Volle studiare a Napoli. Vabbè, studi a Napoli. Ma io vedevo che pigliava una strada sbagliata. Ti ricordi quando se ne andò con il circequestro? Con quella cavallerizza là, la saltimbanca che gli aveva messo in mente di fare il numero con lei. Ma dove sta? Ma che se l'è fatto? Sta al paese appresso. Corri al paese appresso. Il circo è partito questa notte, raggiungo il paese appresso. Lo trovo in mezzo ad una piazza con una folle gente attorno, all'irto, un coppa di un cavallo, pieno di piume bianche e rosse, con una trombetta a bocca che faceva la reclama allo spettacolo della sera. Insomma, riesco a portarmelo a casa e qua viene il momento più tragico, quando si voleva suicidare. Don Alberto mio, ore intere parlavamo di suicidio, io e lui come due pazzi, e lei non ne sapeva niente. Ma perché vuoi morire? Facevo io. Ma perché devo vivere? Rispondeva lui. Come perché devi vivere? Ma non pensi il dolore che ne proverebbe tua madre e io? Va bene, per un poco di tempo, poi vi mettete l'anima in pace tutte e due.
Non so, ti vuoi distrarre? Vuoi andare all'estero, viaggiare? No, voglio morire. Ma perché? Onorevoli, indovinate che cosa rispose. E allora mi devi dire che cosa significa la vita e che cosa significa la morte. Una di queste due spiegazioni mi potrà chiarire l'altra. Io che cosa potevo rispondere, povero Rob? Figurate che stavamo fuori al terrazzo, sul parapetto, c'era una formica che camminava. Non l'avete guardata? Eh beh. Allora, guardate qua. Ecco questa formica. Questa è la formica. Guarda. Questa formica qua forse salvò la vita del mio figlio. Corrado, figlio mio, io sono un povero uomo, che ne posso sapere? Per me la vita significa tutto e dicendo tutto voglio dire tutto. La morte non significa niente, perché la morte non esiste. Guarda, guarda sta formica. E con un fiammifero io la stuzzicavo. Quella, la formica andava a destra e io la toccavo a destra. La formica andava a sinistra e io la toccavo a sinistra. Guarda, 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 si mette paura e scappa. Scappa perché vuoi campà. Certo, la formica non può fare tanti ragionamenti che possiamo fare noi, ma la vita la capisce, non capisce la morte. La vita è una cosa che si vede con gli occhi. E se non teniamo gli occhi perché la formica non ci vede, si tocca che mano, ecco perché vuol campare. Quando poi questa formica cessa di vivere naturalmente, allora non si mette più paura e non scappa. Perché? Perché la morte non esiste. Perché se tu ti uccidi, sei tu che rinunzi alla vita. E allora che significa? Significa che il Padre Eterno ha creato la vita e noi abbiamo creato la morte. Ah, e speranza nostra qual è? Allora gli perdette la pazienza e dice, senti figlio mio, se tu non capisci che la speranza mia sei tu e che la speranza tua hanno essere i figli tuoi, accidete, sparte, vieni da coppa a bascia per quello che vuoi tu. Lo lasciai e me ne andai. Poi qui a Napoli conobbe vostra figlia. Altri dispiaceri in famiglia? No, no. Perché no? Scusa, proprio come dice Don Alberto, con quello scandalo che ci fu sui giornali per il fatto di Beppe. Alberto è una persona troppo intelligente per non capire che se non si avverava, insomma, ciò che ha fatto il figlio, la sua innocenza, il fatto avrebbe preso una piega dolorosa per tutti quanti. Insomma, a un certo momento, stanco, la verità, mi chiamai mio figlio e ci disse, tu ti vuoi ammogliare, non hai la possibilità, vabbè, ci penso io, basta che finisci. Oh, la mia proprietà quando è? Il mio patrimonio è questo, piglia di quello che ti spetta e non ne parliamo più, però ricordati, E se vai alla lemosina, da me non avrai neanche una lira. Quello che resta serve per la vecchiaia mia e di tua madre. Per tutta risposta, non vi voglio al matrimonio. Basta, si è fatto tardi, Noi dobbiamo fare 2 ore di macchina. A mezzanotte dobbiamo stare a Benevento. Ma dico io, perché non partite domani? No, è meglio che partiamo mo. Ma no, voi così ve ne andate di malumore. E domattina non è la stessa cosa. E vabbè, senti, per il matrimonio è andato così, per il battesimo la cosa sarà differente. Sì, andiamo a chiudere valigie, viene. Voi permettete? Prego, prego. Permesso, donna. Prego, accomodatevi, prego. Accomodatevi. Io invece fra un quarto d'ora sono al vicolo giardinetto. Io ve l'ho detto tante volte di venire a stare qua. Ma me l'avete detto sempre con l'intima speranza di un rifiuto da parte mia, no? Abbiate pazienza, quello che tengo qua. E d'altra parte, diciamo, quella che è la cosa giusta. Un uomo in casa sembra un fastidio, Ma no, per il passato forse sì, ma adesso lo sai, sei sposato. Beppe lavora alla radio, viene a casa solo per mangiare e per dormire. E mi fate compagnia, farebbe piacere pure ad Alberto. A Camere Rosario non sarebbe comoda per voi. E che dici, donnella? Poi? Ma vi pare, per me sarebbe una fortuna. Lo variato in quella spina di padrona di casa, voi non potete credere che... E metaggia fa parere, pote... Quando tu dici, mi fa trovare i biglietti a me. E già dici che non ho chiuso bene la porta d'ingresso, non ci ho messo il lucchetto. Quando succede un fatto simile mi fai dispetti. Per esempio, io sera per sera mi lavo le camicie nella bacinella, in camera mia, no? Poi ne piglio una e la metto ad asciugare. L'indomani prego donna Erminia di farmela trovare stirata. Ma che? Torno la sera, la trovo tale e quale come l'ho lasciata la mattina. Non mi danno punta un calzino, non mi cosano un bottone, sempre un estraneo, Figurate se mi faccia di piacere o no. Vabbè, ma tu capisci, io in presenza di Don Michele, la moglie, non ho voluto parlare, non ho voluto dire niente. Ma tu oramai è più di un anno che abiti per conto tuo, fai tutta un'altra vita. Beh, che significa? Elena è in casa sua, è padrona di fare quello che vuole. Ve l'ho detto, mi fate compagnia. E poi che? Alberto sparisce addirittura. Quando viene vi trova, fa piacere pure a lui.
Ma beh, tu non pensi di ritornare a casa e chiudere definitivamente sta parentesi? La parentesi. Ora mai che puoi farmi. Le strade sono tracciate. Poi mai come in questo periodo, io ed Elena andiamo perfettamente d'accordo. Se ha bisogno di me, io non so, ho piacere di esserle utile. E se mi vuole cercare per la stessa ragione, sa dove trovare. E vabbè. E vuol dire che qua da domani mattina io mi piglio che lo poco il rubicello e me ne vengo qua. Vabbè. E così. E vi ringrazio. Quello che fate a me, il cielo ve lo deve rendere per il doppio. Vabbè, vabbè, ho sofferto, zitto, sempre zitto. Ho sbagliato pure io. Mi sono chiuso in corpo tutto quello che per la cattiveria degli altri o per deficienza mia, non lo so, mi è successo nella vita. A Don Michele e Donna Carmela me li salutate voi. State buono, non è? State buono, vabbè. Vabbè. Facciamo così, io vengo a stare qua per un paio di settimane, per prova. Se andiamo d'accordo, bene. E se no me ne torno al vicolo giardinetto. State buono, vabbè. Buonanotte. Buonanotte. Povero Arturo, ma ha fatto bene. È stato sempre un carattere chiuso. Un tipo orgoglioso, sai? Pure lui ha i suoi difetti. Sì. Elena, ti ricordi? Maschio ed una femmina. Tu dicesti il maschio è per me. Io dissi, e la femmina deve essere per me. Ti annoio? No. No, perché può sembrare ridicolo, ma non lo è. Eravamo fidanzati, perché non dovrei ricordare quei momenti. Che pure allora io non ti spiegai completamente il mio pensiero, perché pure allora mi sembrò, non so, un po' ridicolo insistere sull'argomento. E io pensavo, capisci, dico, quello poi la femminuccia sta sempre col padre, starà sempre con me, poi cresce, poi diventa grande, diventa signorina, si fidanza con un bravo giovane, si sposa, e l'accompagno io all'altare, spetta a me. Ehi, vabbè. E oggi, per far piacere ai suoceri di mia figlia, abbiamo fatto il padre di famiglia per 24 ore un'altra volta, vabbè. Senti, però, la potevi accompagnare in chiesa. Sì, quando stamattina ci ha detto che non ci andavi perché non stavi bene, ha fatto gli occhi pieni di lacrime. Lo so, ma non sentivo di farlo. Uffa, chi è morto? Rosaria, che è successo? Eccola qua, Rosaria, ve l'ho riportata. Adesso vi spiegherà lei come sono andate le cose. Lo so, belle mamma, che è stata? Va! Che è? Ma che è stato? Ah, state qua. Avete visto? E invece siete venuti lo stesso. Guardate che bella festa. E se venivate in chiesa vi prendevate la vostra parte di ridicolo pure voi. C'erano tutti i miei amici. E l'hanno saputo da lei qual era la chiesa e l'orario. Io non volevo nessuno. E ridevano. Parlavano fra di loro e ridevano. Ma di che cosa? Che finalmente il fesso era arrivato. A casa gliel'ho detto e si è messa a ridere pure lei. Ridi. Avanti, fatti un'altra risata, ti piglia schiaffoni pure qui. Provati. Se la tocchi con un dito una sedia in faccia non te la toglie nessuno. Non vi rispondo. Capisco che mi sono comportato come un trapano, ma è più forte di me. Capisco pure che non mi sarà possibile portare questo matrimonio fino in fondo. Sì, perché forse ti avevamo nascosto qualche cosa, sì. Come... E le tue teorie, il modo di considerare le donne? Non lo so. Bisogna trovarsi di fronte al fatto compiuto per capire. È più forte di me, ho sbagliato. Chiedo scusa a tutti. Chiedo scusa anche a lei, ho sbagliato. Gesù, ma queste sono cose da pazzi. Ma voi ci pensate non appena sposati? Quel pazzo! Quel criminale, volete dire? Ma già, quello è un difetto che l'ha sempre avuto. Ma vedete che modo di vivere, ma che dici tu? Ma che dici? Vuole parlare con papà! Vuole parlare con te. Vuole parlare con me? Vabbè. Andate via tutti quanti, io! Albert. Sì. Vai. Scusate, andiamo di là, ma. Spiegate pazienza.
Te lo dovevi aspettare, figlio amico, buono. Corrado lo conosciamo tutti quanti, sappiamo di che panni vesti. Quello è il tipo, te lo sei scelto. Che mi devi dire? Fai presto. T'avverto che queste guardate le conosco. Sapessi quante volte tua madre mi ha guardato così? E quante volte non ho saputo dare il giusto valore a queste guardate? Non complicare le cose. Non pensare questo è così e questo invece vuole significare questo e quest'altro. Perché vuoi confondere momenti con momenti e fatti con fatti? Per certi fatti insignificanti può diventare indispensabile e persino innocente la simulazione di un sentimento. Ma io non ti ho mai guardato così. Significa allora che il fatto è importante, no? E tu non devi confondere questo momento con altri momenti. Sì, un'altra volta ti ho guardato così e tu non puoi averlo dimenticato. Ero piccola piccola, ero seduta sulle tue ginocchia e ti torturavo la cravatta. Ti chiesi, papà, i figli come nascono? Ora potrei dirti parola per parola come mi rispondesti. Fosti bravo. Dicesti, quando due persone si amano, si sposano per vivere insieme. Infatti, quando queste due persone dormono vicine, i loro aliti si confondono e nascono i figli. Mi bastò. Ora, papà, io ti guardo come allora. Come quando ero seduta sulle tue ginocchia. Ti posso guardare così e tu non devi sentirne disagio. Vedi, papà, se tu sapessi per quanto tempo ho cercato di risolvere da sola i problemi che mi riguardavano, e quale secondo te poteva essere quello che mi dava maggiore pensiero e che mi stava maggiormente a cuore se non di trovare marito? E cosa avresti potuto fare tu, povero papà, per consigliarmi e facilitarmi il compito? Che ne sai tu della nostra generazione? E credi che l'astuzia della tua esperienza poteva essere utile a me come lo fu a te all'epoca tua? Capii che dovevo fare tutto da me. E ti pare facile agire da soli, senza urtare contro il modo di vivere e di sentire degli altri? Ecco perché cercai di essere libera, incontrollata, sì, per non incontrare i tuoi occhi che mi rimproveravano ogni passo che facevo. Voglio studiare disegno, pittura, e così conobbi un sacco di ragazzi, i quali mi sfottevano, o perché non capivo le loro barzellette oscene, o perché si passarono la voce che Rosaria Stigliano cercava marito. Ma lo sai tu, la miseria che si sente nell'animo quando un giovane ti chiede di uscire con lui e poi, al dunque, invece di limitare la sua gioia all'idea di scambiarsi idee, pensieri e belle parole, vuole ben altro da te e ti ironizza e ti pianta se gli hai resistito. Ma dove vivi? Povera cocca, aspetta la Befana da sveglia. Ma tu sei imbalsamata? Eppure le amiche mi dicevano così. Ma che aspetti? Gli uomini oggi vanno al sodo. Io mi sono fidanzata così. E conobbi Corrado. Non volevo perderlo. Lo amavo veramente, con tutta la forza della mia vita. Volevo sentirmi apprezzata da lui, considerata come tutte le altre ragazze. Volevo mettermi all'altezza delle sue teorie e del suo modo di intendere la vita di una ragazza d'oggi. Se mi avesse ironizzata lui, sarei morta dal dolore. E gli raccontai la storia di un errore commesso. Ma credimi, papà,
Io sono fisicamente come quando ero seduta sulle tue ginocchia quella volta e ti torturavo la cravatta. Non capisco. Capisco. Scusa, un giovane come Corrado, va bene, un ragazzo moderno, progredito nelle sue idee, come non ha mai tentato? Sì, e ti giuro papà, ti sono sincera, mi capisci, non gli avrei saputo resistere, non ha voluto lui. Ogni volta trovava modo di litigare e finiva come questa sera. Io non torno da lui. Non posso. Ho paura. Perché tu devi tornare da lui, è tuo marito. Povero figlio, ha sofferto pure lui, forse ha sofferto più di te. Gli parlerò io e vedrai che schiaffoni non ce ne saranno più. Signor, sotto palazzo c'è sto signorino Corrado. Ha detto di a mia moglie che scendesse subito. Sta nel tasti aspettando. Elena, Rosaria se ne va. È venuto il marito, la sta aspettando nel tassì. Ma che è successo? Niente. Quello che vi posso promettere è che schiaffoni non ce ne saranno più. Va bene, mamma, va. E mi raccomando, andate d'accordo. Ti voglio dare un bacio. Mi raccomando, Rosaria. Chiama mamma, ti accompagna. No, scusi, io devo parlare un momento con Corrado. E poi Rosaria l'accompagno io. Allora vogliamo andare? Sì, sì. Io poi non capisco sta fretta che tieni di trovarti a Benevento domani mattina. E già, tu adesso non te ne vorresti andare più, eh? Hai visto che hanno fatto pace. Corrado sa che tu stai qua, ma Corrado stasera non ha nessun dovere di pensare a noi. Va bene, ritorneremo fra pochi giorni e faremo una sorpresa a tutti e due. Pido la valigia. Sì. Ondella, tante belle cose, buona permanenza. Grazie. Mi dispiace l'incidente. Che ci volete fare? Allora, vogliamo andare? Sì. Donna Elena, grazie di tutto. Di niente, per carità. Di nuovo, buonasera. Di nuovo, eh? Di nuovo. Piano piano, Camarda. Non mi preoccupare. Mio marito guida bene. Di nuovo, buon viaggio. State. Buon viaggio. Signor, è lasciato stiamo faccio. Vai tu. E fate. Signore, vi volevo chiedere una cosa. La cameriera l'avete trovata? Perché? Perché se non l'avete trovata vi volevo chiedere il piacere di alzarmi la mano. La mano? Insomma, che mi perdonate e che resto lungamente con voi. Gesù, io ce ne vado. Tu mi dicesti che ti avevano fatto firmare un contratto, mi so, per fare una parte, o provino. Non era vero. No. Vi presi per scemo per farvelo credere perché mi avevano preso per scemo pure a me. Ah, sì? Il contratto. Il contratto me lo fecero vedere in mano già fatto e non era vero niente.
Sai parlare francese? E io sapevo parlare francese. A cavallo ci sai andare? Sapessi fare almeno la scherma? Gesù, io non sapevo nemmeno che era scherma. Ah, e come studi? Che cosa hai fatto? E si erano archiscienzi e vado loro. Ah, tu sei pure analfabeto. E allora spogliati. Mi volevano fare spogliare. Ma quando hanno visto che me l'avevo cauce e ammazzato, me l'hanno mannato. Che faccio, signor? Posso rimanere lungamente con voi? Va bene, resta lungamente. Grazie, signor. Quelli così fanno. Vedono una ragazza giovane. E io mi spogliavo, stavano frisi. Ah, il contratto te lo firmiamo dopo. Ah. Te lo firmiamo dopo. Sì. Se me lo firmavano prima. Ah. Elena, scusi, resto un altro momento, ti volevo dire una cosa, poi me ne vado. Sì, vai, sì. Vedi, noi ci siamo trovati. Ah beh, ma che dice a fa? Come ci siamo trovati lo sappiamo molto bene tutti e due. Mm. Se ne parliamo ancora, può succedere che le parole travisano i fatti e rischiamo di perdere pure quel tanto di tranquillità che abbiamo raggiunto. Lascia stare, beh, lascia passare il tempo. Tu tieni la confusione in capo, come può far parlare? Albe, io capisco tante cose e forse con più chiarezza di te, specialmente adesso vi che da un piccolo commercio si è sviluppata un'azienda di una certa importanza che non mi lascia il tempo di perdermi in cose che mi imbrogliano invece di chiarirmi i fatti reali. Se permetti, quello che vuoi dire tu lo dico io. Tu pensi di ritornare con me e io penso di rivederti qua un'altra volta. Già, ma sai, giustamente come dici tu, mi tengo una confusione, veramente, torna una parola, cosa fa? È una parola. E che fa? Sancire, ti sparo. Che significa sancire, si spara? Perché vuoi ironizzare una situazione già così triste di per se stessi? Che significa? Fra me e questa signora non esiste che una situazione di compromesso. Né io le ho detto ti amo perdutamente, né lei mi ha detto ti amo per tutta la vita. Ci siamo incontrate, ci siamo aiutate, io gliene sono molto grato. Pure lei è una situazione sbagliata. Torna. Come si fa? Vabbè, scrive una lettera. Scrive una lettera? Non si può fare. Non... Albe. Ma scusa, ma allora è più giusto che tu cambi una parte e io un'altra. Ma non ti pare che sta storia dura già da troppo tempo? Ma che figura fai? Che figura facciamo? Albe, è un'estranea. Ecco, si tastira, camicia. Ma si sa, brucia, non importa niente, che la leva mia zia fa sparire. Senta a me, resta qua stasera. Io non mi sento sta sola. Stasera Beppe trasmette fino a tardi alla radio. Rimane tuo fratello, viene a rimanere qua con me. Giusto, è questione che non sa niente, ma aspetta, povera donna. Non... È meglio che vada. Non... E che da Geri? Sai, certe cose. Stato buono. Si chiariscono con la lealtà, con la sincerità, non è che. Sai. Io stasera non mi sento veleno nel sangue. Ah, ma a proposito? È successo una cosa che mi ha rimesso dentro un'altra volta la fiducia che avevo prima, capisci? Eh sì, volevo sapere che ti ha detto Rosario. Che è successo? Una cosa sublime. Ma tu pensi come vivono questi giovani? Si volevano bene e si vergognavano di dirselo. Guarda. Beh, noi forse con la nostra ostilità li abbiamo disorientati di più. Non bisogna confondere momenti con momenti e fatti con fatti. Certo, se capisci, una confusione c'è stata per loro, ma oh, c'è stata pure per noi. Vabbè, ma questo non ci deve far credere che se ne è caduto il mondo, si capisce? Se ne cade una pietra, due, tre, quattro, può cadere un masso, ma i montagni sono montagne, no? E il mondo è mondo. State buono, no?
lì. Di Magda, aspetta. Ma vediamo, lo vediamo, eh. Allora. Che stia a casa tua. A casa mia. Aspetta, buono.